Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio salotto. Oggi vi faccio ascoltare il 1987 di Nabla. Sempre prima di continuare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche quando carico i nuovi video. Domenica 24 giugno tra l'altro ci sarà il custom shop, per cui vi aspetto tutti lì allo stand di Nabla alle 14:30. Mi serviva un punto da darvi come ritrovo, quindi raduno GuestTube al custom shop 14:30 allo stand di Nabla. Vi dicevo, oggi parliamo del 1987 di Nabla, un pedale che, diciamo, guarda tutti quelli che sono i suoni Marshall. Salvatore ha provato a condensarli tutti dentro un pedale e effettivamente è figo, perché mano a mano che agite sul controllo del gain vi trovate a partire dalle 1987, insomma dalle testate Marshall più vecchie, fino ad arrivare a un suono che per la verità a me ha ricordato quasi quello Soldano, quindi molto molto gain, molto definito, molto preciso, ottimo per tutto quello che è a cavallo tra il rock e il metal. Ci sono due monocanale in un pedale soltanto, in pratica questa è la sonorità di base che si va a attivare con questo switch, e ci sono come sempre con i pedali Nabla diversi spippoli per andare a creare il suono che avete in testa. Ovviamente gain, qua chiamato drive, tono e level sono i più importanti. C'è il tight, ve lo spiego dopo quando andiamo direttamente sul pedale, magari comunque serve per definire meglio le medio basse, detta proprio in parole povere. C'è il bias che vi permette di andare nuovamente a cambiare un pochino la sonorità, e poi qua c'è lo switch per attivare il canale 11 che di fatto vi aggiunge del gain. Insomma, andiamo direttamente sul pedale, ma attenzione, userò il spol per farvi sentire queste cose, quindi dritti sul pedale. Eccoci sul pedale, questo è il suono dell'ampli col pedale spento. Lo accendiamo. Al solito grande dinamica, se plettro piano, in particolare adesso sto usando le dita, esce questo suono. Se plettro con il plettro e ci do secco, succede questa roba qua. Qui siamo con il drive al minimo. Alzando a metà succede questo. Sentite quanto è aumentata la distorsione? Salendo col drive al massimo succede questo. Va benissimo secondo me per andare in zona Van Halen. Con il gain a cannone il suono diventa perfetto per delle ritmiche molto molto cattive, oppure direttamente per gli assoli. La levetta bias vi permette di regolare il bias del pedale come fosse effettivamente quello dell'amplificatore. In pratica quello che cambia è che verso l'alto il suono è più morbido e più pieno, mentre invece verso il basso il suono è leggermente più compresso e un pochino più diretto. Devo dire che la differenza più grossa è sotto le dita, si sente che verso l'alto c'è un pochino di dinamica in più e il suono effettivamente è più morbido e un pelino più semplice da suonare. Il controllo tight invece ha tre posizioni, permette di scegliere se avere un suono più gonfio oppure un pochino più definito e chiaro. Verso il basso saranno entrambi i canali un pochino più gonfi verso le medio basse. Al centro invece il suono è un pochino più asciutto e definito. (Sussurra)
Mettendo invece la levetta del tight verso l'alto avremo il suono più definito sul primo canale, mentre il secondo canale sarà effettivamente più gonfio, più pieno di medio basse. Questo serve per matchare il pedale con il vostro amplificatore, le vostre chitarre e ottenere il suono che avete in testa. Ora premo lo switch del canale 11 e sentite quanta distorsione si può raggiungere. Ce n'è veramente un botto, il suono, come avete sentito, è molto cicciotto, però al contempo molto preciso. Devo dire che è facile da suonare, cioè è abbastanza tondo, è abbastanza morbido, per cui porta effettivamente ad andare veloce e aiuta nelle parti più tecniche. La dinamica è una cosa che ho trovato in tutti i pedali in Abla. Questo è il suono che avevo prima. Nel momento in cui tiro giù il volume della chitarra, succede questo. Sentite quanta dinamica che c'è? Questa l'ho fatta con il pot del volume, ovviamente ce l'avete anche sotto le dita, anche se usando il pot del volume ci sono veramente molte più sfumature. Le conclusioni. Il primo canale mi è piaciuto moltissimo per tutte quelle che sono le ritmiche, oppure anche per i soli nel momento in cui si va a spingere veramente tanto il gain. Il secondo canale è cioè proprio gain da vendere, è un po' più medioso del primo il suono, però va bene perché è pensato per gli assoli, per cui se avete anche un suono un pochino più medioso in realtà vi aiuta ad uscire. Al solito tutti gli spippoli che mette Salvatore, quindi il tight, il bias, eccetera, sono molto utili per andare a tirar fuori il suono che volete dalla vostra strumentazione, così diciamo che il pedale vi segue e effettivamente potete utilizzarlo, quale che sia il vostro ampli, quale che sia la vostra chitarra, tra il controllo tono, che è molto sensibile, e il tight, il bias, sicuramente riuscite a trovare qualcosa che fa il caso vostro e si avvicina moltissimo al suono che avete in testa. Ora vi lascio i suoni isolati della traccia che avete sentito all'inizio del video, quella suonata con la Telecaster, così sentite nuovamente bene come suona il pedale, ma senza batteria, basso, eccetera eccetera, semplicemente le chitarre, insomma la solita roba che faccio sempre per farvi sentire bene i pedali che provo. Spero che il video vi sia piaciuto, commentate e ditemi se effettivamente è così, e mi raccomando mettete mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.